Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi voglio parlarvi della serie delle avventure di Miss Julia di Ambi Ross. Ambi Ross è nata in Georgia, negli Stati Uniti, nel 1936. Dopo la partenza dei figli per il college, ha concluso gli studi laureandosi in filosofia ed in letteratura e per un po' di tempo ha insegnato. Come scrittrice ha esordito con Due gialli negli anni Ottanta, ma è diventata famosa solo nel 1999 con la pubblicazione del primo romanzo sulle avventure di Miss Julia. Miss Julia conta oggi negli Stati Uniti 14 avventure. In realtà però in italiano è possibile rintracciare soltanto le prime quattro. Miss Julia dice la sua, Miss Julia scende in pista, Miss Julia salta in sella e Miss Julia organizza un matrimonio. Miss Julia è una donna del sud di circa 60 anni, dimessa, ubbidiente al marito e alle convenzioni sociali, rassegnata ad una vita banale ma comoda, sempre uguale a se stessa giorno dopo giorno. È sposata da decenni con Wesley Lloyd Springer, banchiere tanto integerrimo quanto noioso. Ha una bella casa, una governante di colore, Lillian, e fa attivamente parte della comunità religiosa locale. Una sera Miss Julia si rende conto che il marito Lloyd, è in ritardo rispetto alla normale ora in cui, è solito rientrare. Dunque, la donna si affaccia sul vialetto e trova la macchina del marito con dentro il marito, morto stecchito per un infarto. La reazione di Miss Julia è pacata, non era più innamorata di Lloyd e quindi non riesce a mostrare sofferenza. Tanto più che l'amico di sempre, nonché esecutore testamentario, Sam, le rivela di essere una vedova ricchissima. Miss Julia sta a malapena abituandosi alla nuova situazione, alla nuova realtà, che alla sua porta suona una giovane donna che ha con sé un bambino in età scolare. La ragazza le rivela di aver avuto per anni una relazione adulterina con il marito e che il bambino, Lloyd Junior, altri non è che il figlio del marito di Miss Julia. Come se questo non bastasse, la giovane donna le molla lì il ragazzino e scompare nel nulla. E così Miss Julia si trova a dover gestire questo bambino, peraltro adorabile, a cercare di scoprire che fine ha fatto la madre e contemporaneamente a guardarsi da tutti quelli che le stanno intorno e che pensano di poterla manipolare per mettere le mani almeno su una parte del suo patrimonio. Ma Miss Julia sorprenderà tutti, perché con l'aiuto del piccolo Lloyd, di Lillian, di Sam, dell'agente Bates e del nuovo avvocato Bixie, cambierà e per la prima volta in vita sua deciderà che non è poi così importante adeguarsi alle convenzioni sociali o ritenere fondamentale ciò che pensa la gente, ma che è molto più importante avere dei rapporti sinceri con le persone, soprattutto con le persone che si stimano e delle proprie opinioni e quindi comincerà a vivere una serie di rocambolesche avventure che fino a qualche tempo prima mai avrebbe neppure potuto immaginare. I romanzi di Miss Julia sono adorabili, non si ride a crepapelle, ma il lettore sta col sorriso sulle labbra per tutto il tempo in cui li legge. Ci si innamora dei personaggi ed è assolutamente inevitabile fare il tifo per la donna straordinaria che diventa Miss Julia dopo la morte del marito. Sinceramente li consiglio a tutti per passare qualche ora di svago puro. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci rivediamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao a tutti!